A Scanner Darkly. Un oscuro scrutare. Di Philip K. Dick. Letto e interpretato dall'avido alchimista. Se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo, vi invito a mettere mi piace, commentare, condividere il video e, se volete, potete aiutarmi ai link in descrizione, con un piccolo aiuto economico oppure assoldandomi per una lettura su commissione. Grazie. Buon ascolto. Io ho visto sorgere la morte dalla terra. Io sono un occhio. Bruce. Capitolo 1. Una volta un tizio stette tutto il giorno a frugarsi in testa cercando pidocchi. Il dottore gli aveva detto che non ne aveva. Dopo una doccia di 8 ore, in piedi, un'ora dopo l'altra sotto l'acqua bollente, a sopportare le stesse pene dei pidocchi, uscì e s'asciugò, con gli insetti ancora nei capelli. Anzi, ne aveva oramai su tutto il corpo. Un mese più tardi gli erano arrivati fin dentro ai polmoni. Non avendo altre cose da fare o a cui pensare, cominciò a occuparsi in via teorica del ciclo vitale dei pidocchi e con l'aiuto dell'Enciclopedia Britannica cercò di determinare a quale tipo appartenessero. Oramai gli avevano infestato la casa. Lesse di molte differenti varietà, finché non ebbe modo di notare la presenza di pidocchi anche nelle vicinanze di casa sua, cosicché concluse trattarsi di afidi. Dopo che tale conclusione gli si infisse nella mente, non la modificò più, malgrado ciò che gli dicessero gli altri. Che, per esempio, gli afidi non morsicano gli uomini. Glielo dicevano perché le morsicature dei pidocchi lo tormentavano di continuo. Aveva preso l'abitudine di comprare al 7-Eleven, che apparteneva a una catena di negozi diffusa in quasi tutta la California, bombolette spray di Ride, Black Flag e Yard Guard. Spruzzava prima tutta la casa, poi se stesso. Yard Guard sembrava essere il prodotto più efficace. Da un punto di vista teorico, aveva potuto notare 3 stadi nel ciclo evolutivo dei pidocchi. Durante il primo di questi, gli insetti erano stati portati per contaminarlo da quelli che chiamavano i portatori, persone ignare del ruolo che svolgevano nella loro diffusione. In questo stadio i pidocchi non avevano ancora mascelle o mandibole. Imparò quest'ultima parola nelle settimane trascorse in ricerche scientifiche, un'occupazione libresca e inusuale per un tipo che lavorava ai freni e pneumatici per tutti, a rifare le ganasce dei freni alla gente. Era questo il motivo per cui i portatori non s'accorgevano di nulla. Lui se ne restava di solito seduto nell'angolo più lontano del soggiorno a guardare entrare i diversi portatori, molti dei quali erano suoi conoscenti, mentre gli altri erano ignoti del tutto, ricoperti di afidi ancora in questo particolare stadio amandibolare. Dentro di sé, allora, gli si allargava una sorta di sorriso, perché sapeva che quegli individui erano usati dai pidocchi e ne erano ignari. «Cos'hai da sogghignare, Jerry?» gli domandavano. E lui si limitava a sorridere. Nello stadio successivo i pidocchi mettevano ali o qualcosa del genere, perché in realtà non erano proprio ali. Ad ogni modo erano appendici di una certa funzionalità che consentivano loro di sciamare, essendo questo il modo in cui migravano e si propagavano, specialmente verso di lui. In questa seconda fase l'aria prendeva a pullulare di insetti, al punto che il soggiorno e poi la casa intera si oscurava, come se la avvolgesse una nube. Finché durava questo stadio tentava di non inalarne. Gli dispiaceva soprattutto per il suo cane, perché poteva vedere i pidocchi posarglisi addosso e insediarsi in ogni parte del suo corpo, entrandogli presumibilmente fin dentro i polmoni, come avevano già fatto con lui. Probabilmente il cane soffriva alla sua stessa maniera, o quantomeno questo gli suggeriva la sua capacità empatica. Non sarebbe allora stato meglio dare via il cane per il suo stesso bene? No, decise. Il cane, per sbadataggine, era ormai infetto, sicché avrebbe portato i pidocchi con sé dappertutto.
A volte restava sotto la doccia con il cane, cercando di lavare per bene anche lui, ma non aveva più successo con lui di quanto non ne avesse con se stesso. Gli faceva male sentire che il cane soffriva e continuava a tentare di aiutarlo. Da un certo punto di vista, questa era la parte peggiore della faccenda, la sofferenza dell'animale che non poteva lamentarsi. Che cazzo fai tutto il santo giorno sotto la doccia con quel dannato cane? Gli chiese una volta il suo amicone Charles Freck, appena entrato dalla porta. Jerry rispose: devo togliermi gli abiti. Portò Max, il cane, fuori dalla doccia e prese ad asciugarlo. Charles Freck lo guardò interdetto strofinare la pelliccia del cane con olio per bambini e borotalco. In tutta la casa, qua e là, si ammonticchiavano bombolette di insetticida, scatole di borotalco e flaconi di olio per bambini e di crema per la pelle, la maggior parte dei quali vuoti. Di roba di quel tipo ne consumava tantissima. «Non vedo afidi», disse Charles. «Che cos'è un afide?» «Alla fine ti ammazza», disse Jerry. «Ecco cos'è un afide. Li ho nei capelli, sulla pelle, nei polmoni, e lo stramaledetto dolore è insopportabile. Dovrò farmi ricoverare. Com'è che non li vedo?» Jerry mise giù il cane, che era avvolto in un asciugamano, e si inginocchiò sul tappetino setoloso. «Te ne mostrerò uno», disse. Il tappetino era pieno di afidi. Saltavano dappertutto, su e giù, alcuni più in alto di altri. Ne cercò uno particolarmente grosso, data la difficoltà che mostravano le persone a distinguerli. «Prendimi una bottiglia o un barattolo, da sotto il lavello», disse. «Poi la tappiamo e la mettiamo sopra un qualsiasi coperchio, così potrò portarmi dietro dal dottore uno di questi afidi per farglielo esaminare». Charles Freck gli portò un barattolo vuoto di maionese. Jerry continuò a cercare, imbattendosi infine in un afide che faceva salti perlomeno di un metro e mezzo. Era lungo più di 2 centimetri. Lo prese, lo portò fino al barattolo, lo lasciò cadere dentro con cautela e ci avvitò sopra il coperchio. Poi, con aria trionfante, lo sollevò. «Lo vedi?» disse. «Sì!» rispose Charles Freck, esaminando con gli occhi sgranati il contenuto del barattolo. «Quanto è grande, cavolo!» In mezz'ora riempirono 3 barattoli di insetti. Charles, per quanto un principiante, ne catturò alcuni tra i più grossi. «Aiutami a cercarne degli altri da mostrare al dottore», disse Jerry, di nuovo acquattato sul tappetino con accanto il barattolo. «Sicuro», disse Charles Freck e si acquattò a sua volta. Era mezzogiorno, in un giorno di giugno del 1994, in California, in una zona di case in plastica, economiche ma resistenti, da lungo tempo abbandonate dalla gente per bene. Tempo prima, Jerry aveva spruzzato vernice metallizzata su tutte le finestre per proteggersi completamente dalla luce solare. L'illuminazione della stanza proveniva da una lampada a stelo alla quale aveva applicato dei faretti, che brillavano giorno e notte, così da abolire il tempo per sé e per i suoi amici. Questo gli piaceva. Gli piaceva essersi sbarazzato del tempo. In questo modo avrebbe potuto concentrarsi su cose importanti senza interruzioni. Cose importanti del tipo 2 uomini inginocchiati su un tappeto setoloso cercare pidocchi, uno dopo l'altro per infilarli poi in barattoli, uno dopo l'altro. Quanto ci danno per questi? Voglio dire, il dottore ci pagherà una taglia o qualcosa del genere, che so, un premio, un po' di grana. In questo modo lo aiutò a perfezionare un rimedio contro di loro, rispose Jerry. Il dolore, costante com'era, era diventato intollerabile. Non ci si era mai abituato e sapeva che non sarebbe mai riuscito a farlo. Si sentiva via via sopraffatto dall'urgenza, dalla necessità di un'altra doccia. «Ehi, tu!» disse, ansimando, mentre si rimetteva in piedi. «Continua a metterli nei barattoli mentre mi faccio una pisciata e cose varie». Si avviò verso il bagno. Va bene», disse Charles Freck, barcollando sulle lunghe gambe mentre oscillava verso un barattolo con entrambe le mani a coppa.
Da ex veterano aveva ancora un buon controllo muscolare, così riuscì a raggiungere il barattolo. Ehi, Jerry! Questi pidocchi mi fanno un po' paura! Non mi piace restare qui da solo! Si alzò in piedi. Bastardo cagasotto! Disse Jerry, ansimando per il dolore, mentre si fermava per un attimo sulla porta del bagno. Non potresti... Devo fare una pisciata! Sbatté la porta e aprì i rubinetti della doccia. L'acqua venne giù copiosamente. Ho paura qui fuori! La voce di Charles Freck giunse sommessa, sebbene stesse evidentemente strillando. Allora va a farti fottere! Gli urlò in risposta a Jerry ed entrò sotto la doccia. A che cazzo servono gli amici? Si chiese amaramente. A niente! A niente, a un fottuto niente. Mordono questi stronzi. Sì, mordono, rispose Jerry, frizionando lo shampoo nei capelli. Proprio quello che pensavo. Ci fu una pausa. Posso lavarmi le mani e togliermeli di dosso e aspettarti lì? Caca sotto, pensò Jerry con stizza. Non rispose, continuò semplicemente a lavarsi. Quel bastardo non valeva nemmeno una risposta. Non dedicò più alcuna attenzione a Charles Freck, solo a se stesso, ai suoi bisogni urgenti, schifosi, necessari, vitali. Tutto il resto poteva aspettare. Non c'era più tempo da perdere, non ce n'era più. Quelle faccende non potevano essere ulteriormente rimandate. Ogni altra cosa era secondaria, eccetto il cane. Si chiese dove fosse finito Max, il cane. Charles Freck telefonò a uno da cui sperava di averne. E puoi arrangiare circa 10 morti. Cristo, sono a secco. Sto cercando io stesso di procurarmene. Fammelo sapere quando ne trovi. Potrei prendermene un po'. Qualcosa va storto nei rifornimenti. Qualche retata, credo. Charles Freck riagganciò e nella testa prese a scorrergli un numero di fantasia mentre si trascinava cupamente dalla cabina telefonica, mai usare il proprio telefono per una chiamata d'acquisto, alla sua Chevrolet parcheggiata. Nella sequenza che andava immaginando, passava in automobile accanto ai magazzini di risparmio buttando un occhio alle vetrine. E lì, nelle vetrine, c'erano bottiglie di lenta morte, lattine di lenta morte, barattoli, vaschette, zuppiere, tinozze di lenta morte, milioni di capsule, pasticche e dosi di lenta morte mischiata ad anfetamina, ero, barbiturici, sostanze psichedeliche ed ogni altra cosa. E una grande insegna. Si vende a credito. Per non parlare di prezzi bassissimi, i più bassi della città. Ma nella realtà, i magazzini risparmio mettevano in vetrina la solita robetta. Pettini, flaconi di olio minerali, bombolette spray di deodoranti e altre stronzate del genere. Ma ci scommetto, pensava mentre cercava di mettere l'auto nel traffico pomeridiano di Harbor Boulevard, che la farmacia del retro ha della lenta morte sotto chiave, in una forma lavorata, purissima, non adulterata e non tagliata. Ne avrà un sacco di almeno 25 kg. Si chiese quando e come ogni mattina scaricassero quel sacco di sostanza M da 25 kg per la farmacia del risparmio e da dove mai provenisse. Dio solo lo sapeva, magari dalla Svizzera o forse da qualche altro pianeta abitato da una razza più evoluta. Probabilmente lo consegnavano molto presto e sotto scorta armata. Coi poliziotti impalati, coi loro fucili laser e l'aria provocatoria, quella che hanno sempre gli sbirri. Chiunque mi voglia sgraffignare questa lenta morte, pensò con la testa dello sbirro, lo polverizzo. Probabilmente, pensò, la sostanza M si trovava legalmente in tutte le medicine di un qualche valore. Un pizzico qui e un altro là, secondo la segreta formula esclusiva della casa farmaceutica svizzera o tedesca che l'aveva inventata. Ma in realtà sapeva bene che le autorità facevano secco o sbattevano dentro chiunque la vendesse o la trasportasse o la usasse,
Così, in questo caso, i magazzini risparmio, tutti i milioni di magazzini risparmio, si sarebbero dovuti far saltare in aria o essere buttati fuori dal commercio o comunque in qualche modo multati. Molto probabilmente soltanto multati. I risparmio avevano una certa influenza. Ad ogni modo, una catena di grandi magazzini, come si fa a farla saltare in aria? O semplicemente a farla fuori? Esponevano solo roba ordinaria, pensò mentre li incrociava. Si sentiva di merda perché aveva solo 300 pasticche di lenta morte nel solito nascondiglio, seppellite nel giardino del retro sotto la sua camelia, un ibrido con grossi fiori da sballo che non seccavano in primavera. Ho soltanto la scorta di una settimana, pensò, e quando ne resterò senza? Merda. Pensa se tutti, nell'intera California e anche in parte dell'Oregon, ne restassero senza e nello stesso giorno, si disse. Cavolo. Era questa la sempre dominante fantasia horror che si proiettava in testa, che ogni tossico si proiettava costantemente in testa. L'intera parte occidentale degli Stati Uniti che ne restava simultaneamente senza e tutti lo stesso giorno in crisi di astinenza. Diciamo intorno alle 6 di una domenica mattina, mentre i perbene si stavano vestendo per andare alle loro fottute preghiere. Scena: la prima chiesa episcopale di Pasadena alle 8:30 della domenica dell'astinenza. Cari padri chiari, invochiamo ora tutti insieme il Signore affinché allevi i tormenti di coloro i quali si dibattono nei loro letti. Rispondeva in coro la congregazione. Ma prima egli intervenga con una fornitura fresca di... Un'auto della stradale si era accorta di qualcosa nella guida di Charles Freck, che lui stesso non aveva notato. Si era mossa da dove era parcheggiata e si avvicinava alla sua auto nel traffico. Per il momento senza lampeggiare o inserire una sirena, ma... Forse sto zigzagando o qualcosa del genere, pensò. Dannata fottuta sbirro mobile, ma avrà visto fare qualche stronzata. Chissà quale. Va bene. Come ti chiami? Mi chiamo... Non riesco a ricordare come mi chiamo. Non sai il tuo nome? Lo sbirro fa un segno all'altro sbirro nella gazzella. Questo qui è completamente fuso. Non sparatemi qui, pensò Charles Freck in quel numero di fantasia horror indotto dalla vista dell'auto della stradale dietro di lui. Almeno portatemi in un distributore e sparatemi lì, in disparte. Per sopravvivere in questo fascista stato di polizia, si disse, devi essere sempre in condizioni di pensare a un nome, al tuo. In ogni occasione, questo è il primo segno di cui cercano di indurre se sei fatto. Quando sei in condizione di capire chi diavolo sei. Quello che farò, decise, sarà accostare non appena vedo un posto dove parcheggiare. Accostare di mia volontà, prima che mi lampeggino o altre cose del genere. Poi, quando mi affiancheranno, dirò che ho una ruota rallentata o qualche noia meccanica. Credo che sia una buona idea, pensò. Rinunciare in questo modo è non persistere. Come quegli animali che si gettano a terra mostrando la pancia morbida, inerme, senza difesa. Farò così, decise. Lo fece, poggiando a destra fino a far strisciare le ruote anteriori dell'auto contro il marciapiede. Gli sbirri passarono oltre. Ho accostato per niente, pensò. Adesso sarà difficile reimmettersi nel traffico. Spense il motore. Forse me ne starò qui parcheggiato per un po', decise, ad alfa meditare o a raggiungere differenti varietà di stati alterati di coscienza. Semmai guardando le pollastre che passano. Mi chiedo se fabbrichino dei misuratori di gradi di eccitazione, invece che delle onde alfa. Onde di eccitazione prima molto corte, poi molto lunghe, più ampie, sempre più ampie, infine addirittura fuori scala. Restarmene a guardare le pollastrelle non mi porterà da nessuna parte, realizzò. Dovrei andarmene in giro a cercare qualcuno che ne abbia.
Devo procurarmi la mia scorta, o altrimenti ben presto darò di matto, e allora non sarò più in grado di fare nulla. Nemmeno starmene qui parcheggiato come adesso. Non solo non saprei più chi sono, non saprei nemmeno dove mi trovo o quello che sta succedendo. Già. Che cosa sta succedendo? Si chiese. Che giorno è? Se io sapessi che giorno è, saprei anche tutto il resto. Mi riaffiorerebbe così un po' alla volta. Mercoledì, nel centro di LA, distretto di Westwood. Di fronte, uno di quei giganteschi centri commerciali circondati da mura contro i quali si potrebbe rimbalzare come palle di gomma, a meno di non avere dietro una carta di credito da inserire nell'anello elettronico. Non possedendo alcuna carta di credito per nessuno di quei centri commerciali, Charles Freck poteva basarsi soltanto su dicerie per quello che riguardava i negozi al loro interno. Si trattava evidentemente di un bel numero di negozi che vendevano ai perbene e in special modo alle loro mogli i migliori prodotti. Osservò le guardie in uniforme e i cancelli effettuare controlli su uomini e donne. Confrontavano tutte le persone con le loro carte di credito, verificando che queste ultime non fossero state rubate o vendute o comprate, o non venissero usate con fraudolenza. Una grande quantità di gente oltrepassava quei cancelli, ma immaginò che molti entrassero in realtà soltanto per guardare le vetrine. Non poteva essere che tutta quella gente avesse tanta grana o la necessità di fare acquisti in quell'ora del giorno. È troppo presto, pensò. Sono appena passate le 2. La sera, quello sì era il momento, con i negozi tutti illuminati. Allora lui avrebbe potuto vedere. Tutti i fratelli e le sorelle avrebbero potuto vedere dall'esterno le luci di quei negozi, come scrosci di scintille, come un Luna Park per bambini cresciuti. I magazzini all'esterno del centro commerciale, che non erano presidiati da guardie armate e per i quali non era necessaria alcuna carta di credito, non valevano un granché. Magazzini pubblici, un negozio di scarpe, uno di televisori, una panetteria, un riparatore di piccoli elettrodomestici, una lavanderia automatica. Guardò una ragazza che indossava una giacca corta di plastica e dei pantaloni elasticizzati andare da un negozio all'altro. Aveva dei bei capelli, ma non riusciva a vederle il viso. Quanto fosse, insomma, più o meno uno schianto. Un corpo niente male, pensò. La ragazza si fermò per un po' a guardare una vetrina dove erano esposti articoli in pelle. Guardava attentamente una borsa con delle nappe. Poteva vederla aguzzare lo sguardo, avere dubbi, fare progetti su quella borsa. Scommetto che entra e chiede che gliela facciano vedere, si disse. La ragazza si precipitò nel negozio, così come si era immaginato. Un'altra ragazza, fendette la folla dei pedoni, aveva una camicetta sfrangiata, tacchi a spillo, capelli argentati e troppo trucco. Cerca di sembrare più grande di quello che è, pensò. Probabilmente non ha nemmeno terminato le superiori. Dopo di lei non passò nessun'altra degna di essere notata, così sciolse il laccio che teneva chiuso il cassetto del cruscotto e ne tirò fuori un pacchetto di sigarette. Se ne accese una e mise in funzione la radio della vettura, cercando una stazione rock. Una volta aveva posseduto uno stereo estimabile, ma era andata a finire che un giorno, in cui era completamente fatto, si era dimenticato di tirarlo fuori quando è sceso dall'auto. Naturalmente, al suo ritorno, l'intero impianto stereo era stato rubato. Questi sono i risultati della sbadataggine, aveva allora pensato. Così, ora gli restava soltanto quello schifo di radio. Un giorno o l'altro gli avrebbero portato via anche quella. Ma lui sapeva dove avrebbe potuto procurarsene un'altra, usata per poco e niente. Comunque, prima o poi, l'auto sarebbe andata in pezzi. Le guarnizioni si erano bruciate e la compressione era scesa proprio a terra. Evidentemente, una notte che era tornato a casa con un bel carico di roba buona, aveva fuso una valvola sull'autostrada. A volte, dopo essersene procurata tanta, diventava paranoico. Non tanto per gli sbirri, quanto per la paura che gli altri tossici potessero rubargliela. Qualche tossico pronto a tutto per astinenza è suonato come un vero figlio di puttana. In quel momento passò una ragazza che catturò la sua attenzione. Capelli neri, graziosa, con un'andatura molle.
indossava un bolerino e pantaloni bianchi di cotone grezzo troppo lavati. «Ehi, la conosco», pensò. «Quella è la ragazza di Bob Arthur. È donna». Con una spallata alla portiera uscì dall'auto. La ragazza lo squadrò e passò oltre. La seguì. «Crede che la stia fissando per metterle una mano sul culo», pensò facendo lo slalom fra i passanti. Con molta facilità la ragazza guadagnava terreno. Ormai riusciva a malapena a scorgerla nell'atto di lanciare uno sguardo alle sue spalle con un'espressione decisa, calma. Vide i grandi occhi di lei che lo valutavano. Valutavano, in verità, quanto lui andasse veloce e se fosse o meno in grado di raggiungerla. Di certo non con questa andatura, realizzò Charles Freck. Sembrava davvero filare come il vento. A un incrocio la gente s'era fermata in attesa del segnale di avanti. Le auto svoltavano verso sinistra a velocità pazzesca. Ma la ragazza tirò dritto, rapidamente ma quasi altezzosa, seguendo un proprio sentiero nella furia del traffico. Gli automobilisti le lanciavano sguardi di indignazione. Lei non sembrava nemmeno accorgersene. «Donna!» Quando scattò il segnale di avanti, si affrettò dietro di lei e la raggiunse. Lei si rifiutò di correre, limitandosi a incrementare la propria andatura. «Lo sai, la ganza di Bob!» le urlò. Riuscì a mettersi di fronte a lei e a guardarla in faccia. «No!» rispose. «No!» Poi, d'improvviso, prese ad andargli incontro, puntando direttamente su di lui. Charles Freck si fece da parte perché lei impugnava un piccolo coltello, dritto in direzione del suo stomaco. «Sparisci!» gli disse, continuando a muoversi verso di lui senza rallentare né esitare. «Ma sì! Sei tu!» insisté. «Ti ho incontrato a casa sua!» Oramai il coltello lo vedeva a malapena, riuscendo a scorgere solo una piccola parte della lama metallica. Ma sapeva che era proprio contro il suo stomaco. L'avrebbe trafitto e sarebbe passata oltre. Continuò a retrocedere, protestando. La ragazza impugnava il coltello occultandolo così bene alla vista dei passanti che probabilmente nessun altro si stava accorgendo di nulla. Lui sì, però. Era puntato proprio contro di lui e lei gli veniva addosso senza esitazioni. Si scostò di qualche passo e la ragazza, in silenzio, lo oltrepassò. «Gesù!» esclamò alla schiena di lei. «Lo so che è donna», pensò. «Semplicemente non si ricorda chi sono e che mi conosce. Ha paura, credo. Ha paura che io stia per assalirla. Bisogna stare attenti quando ci si imbatte per la strada in una pollastrella sconosciuta. Sono pronte a tutto ora. Ne hanno passate troppe». Che cavolo di coltello, pensò. Le pollastrelle non dovrebbero portarsi dietro queste cose. Qualsiasi tizio potrebbe torcere loro il polso e rivoltare la lama contro di loro, se solo lo volesse. Anch'io avrei potuto farlo, se veramente avessi voluto aggredirla. Rimase lì, sentendosi arrabbiato. «Lo so che era donna», pensò. Mentre stava per ritornare alla sua auto parcheggiata, si accorse che la ragazza s'era fermata, fuori dal flusso dei passanti, e ora, in silenzio, lo guardava con attenzione. Con cautela, fece qualche passo verso di lei. «Una sera», disse, «io, Bob e un'altra pollastrella avevamo alcune vecchie cassette di Simon e Garfunkel, e tu eri seduta lì». Lei, quella sera, aveva riempito delle capsule con morte di buona qualità, una a una, meticolosamente, per più di un'ora. Era veramente buona. L'Optium Morte con la M maiuscola. Quando aveva ultimato l'operazione, aveva dato a ciascuno di loro una capsula e ognuno l'aveva ingoiata. Tutti, eccetto lei. «Io le vendo soltanto», aveva detto. «Se cominciassi a mandarle giù, mi mangerei tutti i miei profitti». La ragazza disse: «Pensavo che volessi buttarmi a terra per sbattermi». «No», rispose. «Mi chiedevo soltanto se...» esitò. «Insomma, se
e volevi uno strappo. Poi, trasalendo, aggiunse: sul marciapiede! Sbatterti! In pieno giorno! Forse in un androne o trascinandomi dentro un'auto. Ma io sono uno che ti conosce! Protestò. E Arthur mi farebbe a pezzi se lo facessi. E va bene, non t'avevo riconosciuto. Gli si accostò di 3 passi. Sono una specie di miope. Dovresti portare le lenti a contatto. Aveva, pensò Charles Frank, dei meravigliosi, caldi, grandi occhi scuri. Significava che non era fatta. Le avevo, ma una mi è caduta in una zuppiera di punch. Un punch con acido a una festa. Finì proprio in fondo, così che qualcuno, suppongo, l'avrà tirata su e se la sarà bevuta. Spero fosse buona, almeno. Mi era costata $35 all'epoca. Poi, uno strappo. Così poi finisce che mi sbatti in auto. No! Replicò. Sono 2 settimane che non mi si rizza. Deve essere qualcosa con cui tagliano tutta la roba. Qualcosa di chimico. Questa sì che è buona, ma l'ho già sentita. Mi sbattono tutti. Si corresse. O almeno tentano di farlo. Ecco cosa significa essere una pollastrella. Proprio ora sono in causa con un tipo per molestie sessuali e aggressione. Abbiamo chiesto un risarcimento di oltre $40,000. Fino a che punto è andato? Donna rispose: fino a mettermi una mano sulla tetta. La cosa non vale $40,000. Camminarono insieme verso l'auto. Non è che hai qualcosa da vendere? Le chiese. Sono veramente a terra. A secco, in realtà. Che diamine. Sono completamente a secco. Se ci penso, anche poco, se te ne avanza un tantino. Te ne posso procurare. Pasticche, disse. Io non mi buco. Sì. Abbassò la testa con un intenso cenno di assenso. Ma vedi, in questo momento scarseggia sul serio. I rifornimenti mi sono temporaneamente essiccati. Tu probabilmente l'avrai già notato. Non posso procurartene molta, ma... Quanto? L'interruppe. Avevano raggiunto l'auto, così che si fermò, aprì la portiera ed entrò. Donna fece lo stesso dal lato opposto. Sedettero fianco a fianco. Dopodomani, disse Donna. Se riesco ad acchiappare il tizio, ma credo che ci riuscirò. Merda, pensò. Dopodomani. Prima no, diciamo stasera. Al più presto domani. A quanto? $100 per $60. Oh, Gesù! Disse. Una truffa! È roba sopraffina. L'ho già presa da lui prima. Di sicuro non è quella che compri normalmente. Parola, ne vale la pena. A dire il vero, preferisco comprarla più da lui che da chiunque altro, quando posso. Non sempre ce l'ha. Vedi, credo che abbia fatto da poco un viaggio al sud. È appena tornato. Se l'è scelta da sé, così so per certo che è roba buona. E tu non devi pagarmi in anticipo. Quando te la porto, va bene? Di te mi fido. Non anticipo mai. Ma qualche volta non puoi fare diversamente. D'accordo. Disse Charles Freck. Potresti procurarmene almeno un centinaio. Tentò rapidamente di immaginare quanta ne potesse comprare. In 2 giorni poteva probabilmente raccimolare $120, acquistando così da lei 200 pasticche. E se nel frattempo si fosse imbattuto in un affare migliore, propostogli da qualcun altro che spacciava, avrebbe potuto semplicemente dimenticare l'offerta della ragazza e acquistare da quell'altro. Questo era il vantaggio di non anticipare mai nulla. Questo, certo, ma anche il fatto di non essere truffati. Bella fortuna hai avuto a incontrarmi adesso, disse Donna mentre Charles avviava l'auto e si metteva nel traffico. Fra circa un'ora avrei dovuto vedere questo tizio che si sarebbe comprato tutta la partita. Sarebbe stata una bella sfiga per te. Questo è il tuo giorno. Sorrise.
Mi piacerebbe molto se riuscissi a procurartela prima, disse. Se ci riesco. Aperta la borsa, ne tirò fuori un blocchetto per appunti e una penna, su cui era scritto ricambi, candele e batterie. Come posso contattarti? Non ricordo nemmeno il tuo nome. Charles B. Freck, rispose. Le diede il suo numero di telefono. Non il suo, in realtà, ma quello di un amico per bene che di solito usava per messaggi del genere. Lei, con grande difficoltà, lo trascrisse. Come scrive impacciata, pensò, aguzzando gli occhi e scarabocchiando con ossessiva lentezza. A scuola non insegnano più tutte queste merdate alle pollastrelle. Analfabete, punto e basta, ma belle è un casino. Così lei non sa quasi scrivere e leggere, e con questo? Quello che conta in una ragazza da sballo sono delle belle tette. Credo di ricordarmi di te, disse donna. Mi pare. Tutto ciò che è accaduto quella sera è così fumoso. Ero veramente fuori. Ricordo distintamente che mettevi la polvere in quelle piccole capsule di Librium. Il contenuto originale lo buttavamo. Ne avrò lasciato cadere almeno la metà. Sul pavimento, voglio dire. Lo squadrò con aria pensosa mentre lui guidava. Sembri proprio un bel tipetto, disse. Ti interesserà di comprarne ancora fra qualche tempo? Ne vorrai di più quando sarà il momento? Sicuro, rispose, chiedendosi se non gli fosse possibile trovarne più a buon mercato prima di incontrarla di nuovo. Sentiva che sarebbe stato possibile, con buone probabilità. In ogni modo avrebbe vinto, cioè ne avrebbe avuta. La felicità, pensò, è sapere di avere qualche pasticca. Tutto fluiva fuori della sua auto senza nemmeno essere notato. Il giorno, la gente indaffarata, le luci, il sole, la rissa. Era felice. Tutto fluiva fuori della sua auto senza nemmeno essere notato. La gente indaffarata, le luci del sole, la rissa. Era felice. Guarda un po' che cosa gli era capitato per caso, soltanto perché un'auto della stradale gli si era involontariamente messa dietro. Un'inattesa nuova scorta di sostanza M. Che cosa poteva volere di più dalla vita? Probabilmente avrebbe potuto contare su 2 settimane intere, 2 settimane che gli si spalancavano dinanzi, quasi mezzo mese prima di riprendere a tirare le cuoia o quasi. Già, perché l'astinenza da sostanza M era tutt'uno con tirare le cuoia. 2 settimane. Il cuore gli prese a levitare e dal finestrino aperto dell'auto fiutò per un momento la fugace eccitazione della primavera. Vuoi venire a trovare Jerry Fabin con me? Chiese alla ragazza. Gli sto portando un po' di cose alla clinica federale 3 dove l'hanno portato ieri notte. Gli trasporto un po' di roba alla volta perché finisce che lo dimettono e io non voglio trascinarmi di nuovo tutto dietro. Sarebbe meglio che non lo vedessi, disse donna. Lo conosci? Jerry Fabin. Jerry Fabin crede che sia stata io a contaminarlo con quei pidocchi. Afidi. Va bene, ma allora non sapeva ancora che cosa fossero. Sarebbe meglio che io gli stessi alla larga. L'ultima volta che l'ho visto è stato veramente ostile. Sono i recettori del suo cervello, almeno così credo. Sembrerebbe questo, stando agli opuscoli governativi. E non si può intervenire, non è vero? Chiese. No, rispose donna. Il processo è irreversibile. Quelli dell'ospedale hanno detto che mi avrebbero consentito di vederlo e che forse col passare del tempo sarebbe riuscito a mi capisci? Cominciò a fare dei gesti con la mano. A non essere... capito? Continuò a gesticolare. Era difficile trovare le parole appropriate perché stava tentando di dirle qualcosa a proposito di un amico. Guardandolo attentamente, donna disse... Non è che hai qualche guaio ai centri del linguaggio? Nel... come si chiama? Lobo occipitale. No! Rispose con forza.
Non hai nessun tipo di lesione. Si picchiettò con un dito la tempia. No, è solo che... capisci? Ho qualche problema a parlare di quei fottuti ospedali. Odio le cliniche per afasia nervosa. Una volta ci sono andato a trovare un tizio. Stava tentando di dare la cera al pavimento e loro gli dicevano che non poteva darla la cera. Voglio dire, che non era in grado di sapere come si facesse. Quello che mi scosse è che lui continuava a tentare. Voglio dire, mica solo per un'ora o cose del genere. Ci stava ancora tentando da un mese. Quando tornai, nello stesso identico modo, di nuovo, in cui non aveva mai smesso di tentarci. Quando l'avevo visto la volta precedente, durante la mia prima visita, non riusciva assolutamente a realizzare che cosa ci fosse di sbagliato. Ricordo l'espressione del suo viso, era... sicuro che ce l'avrebbe fatta se avesse continuato a cercare di chiarirsi dove fosse l'errore. E cos'è che sbaglio? Domandava a quelli, no? Insistentemente. Non c'era modo di dirglielo. Voglio dire, loro glielo dicevano. Che diavolo, anch'io glielo dicevo. Ma lui continuava a non riuscire a immaginare come dovesse fare. Ho letto che i recettori cerebrali sono di norma la parte che se ne va per prima, disse Donna con tranquillità. Nel caso in cui si prenda una brutta botta o qualcosa del genere, qualcosa di molto pesante in corrispondenza di quella parte del cervello. Stava osservando le auto di fronte a lei. Guarda, c'è una di quelle nuove Porsche a due motori. La indicò con il dito, eccitata. Cavolo! Conoscevo un tizio che guidava una di quelle nuove Porsche, disse Charles Freck. Bene, una volta sull'autostrada di Riverside la spinse fino a 250 e... boom! È polverizzato. Gesticolò. Dritto in culo a un semiarticolato. Non lo vide neppure, credo. Gli scorsero in testa immagini di fantasia. Lui al volante di una Porsche, ma ben attento a quel semiarticolato, a tutti i semiarticolati. E tutti quelli che si trovavano sull'autostrada, l'autostrada di Hollywood, nell'ora di punta, a notarlo, a notare quell'affascinante allampanato tipetto dalle spalle larghe al volante di quella nuova Porsche che filava a oltre 250 all'ora, mentre gli sbirri restavano a bocca aperta, impotenti. «Ti stai agitando», disse Donna. Allungò la mano e gliela appoggiò sul braccio. Una mano tranquilla, al cui tocco lui s'adeguò immediatamente. «Vai piano». «Sono stanco», disse. «Sono stato in piedi 2 giorni e 2 notti a contare pidocchi, a contarli e metterli nei barattoli. E infine, dopo che io e Jerry siamo crollati, quando ci siamo alzati il mattino dopo e ci siamo preparati a portare i barattoli in auto per andare a mostrarli al dottore, non c'era più niente lì dentro. Vuoti!» Adesso anche lui s'accorgeva della sua agitazione. Poteva vederla nelle proprie mani, mani che tremavano sul volante mentre procedeva a 30 km all'ora. «Nessuno di quei fattuti!» disse. «Niente, niente pidocchi! Allora ho capito! Cazzo se ho capito! Mi era venuto tutto dal suo cervello! Dal cervello di Jerry!» L'aria non profumava più di primavera e d'improvviso pensò ad avere urgente bisogno di un colpetto di sostanza M. Dedusse da ciò che fosse più tardi di quanto pensasse e che forse ne avesse presa di meno di quanto ricordava. Per fortuna aveva con lui la scorta portatile, stipata bene in fondo nel cassetto del cruscotto. Cominciò a cercare un parcheggio per poter accostare. «La tua testa ti fa dei brutti scherzi», disse Donna, e la sua voce suonò come fosse remota. Sembrava si fosse ritirata in se stessa o fosse andata via molto lontano. Si chiese se la sua guida irregolare le stesse dando noia. Probabilmente sì. Un altro film di fantasia all'improvviso si proiettò nella sua testa.
senza il suo consenso. Vide inizialmente una grossa Pontiac parcheggiata, con la parte posteriore sollevata da un crick che stava per sganciarsi, e un ragazzo intorno ai 13 anni con una lunga zazzera che si sforzava di reggere l'auto, urlando che lo si aiutasse. Vide se stesso e Jerry Fabin uscire insieme di corsa di casa, dalla casa di Jerry, lungo il viottolo ingombro di lattine di birra verso l'auto. Louis, Charles, afferrava le portiere dell'auto di lato di chi guida per aprirla e tentare di schiacciare il pedale del freno. Ma Jerry Fabin, che indossava soltanto i pantaloni, addirittura senza scarpe, giacché prima stava dormendo coi capelli scompigliati e svolazzanti, corse fino al retro dell'auto e spintonò con forza. Con quelle sue pallide spalle nude che non vedevano mai la luce del giorno, il ragazzo spingendolo lontano dal posteriore dell'auto. Il crick si piegò e cadde, la coda dell'auto si schiantò al suolo, pneumatico e cerchione rotolarono via, e il ragazzo fu salvo. «Troppo tardi per il freno!» aveva ansimato Jerry, cercando di togliersi dagli occhi i suoi brutti capelli grassi e battendo le palpebre. «Non c'era tempo! Sta bene, ragazzo!» aveva urlato Charles Freck. Aveva ancora il cuore in gola. «Sì!» Jerry stava accanto al ragazzo, respirando a fatica. «Merda!» gli aveva urlato furente. «Non ti avevo detto di aspettare per farlo insieme! E quando il crick si sgancia... merda! Chi vuoi che possa reggere 2 tonnellate?» Il volto gli si era contratto. Il ragazzo, il piccolo culo di topo, aveva un'aria avvilita e colpevole. «Te l'ho detto 100 volte! Sono corso al freno!» aveva spiegato Charles Freck, rendendosi conto della sciocchezza che aveva fatto, di quella sua cazzata grossa quanto quella del ragazzo e altrettanto pericolosa. Cioè del suo fallimento come adulto nel reagire appropriatamente. E questa cazzata, proprio come il ragazzo, voleva giustificarla in qualche modo, con le parole. «Ma adesso capisco!» aveva continuato piagnucolando, e poi il numero di fantasia si interruppe. Era la replica di un documentario, in verità, perché ancora poteva ricordare il giorno in cui era realmente accaduto. Risaliva al periodo in cui loro avevano vissuto tutti insieme. Il buon istinto di Jerry. Altrimenti, culo di topo sarebbe finito sotto la parte posteriore della Pontiac che si sarebbe spezzato la spina dorsale. Loro tre se n'erano tornati a passi lenti e tristi verso casa, senza nemmeno rincorrere pneumatico e cerchione che andavano rotolando. «Stavo dormendo!» aveva brontolato Jerry mentre entravano nel buio della casa. «Era la prima volta da un paio di settimane a questa parte che i pidocchi mi davano un po' di tregua, così da poterlo fare. Non prendevo sonno da 5 giorni di fila. Sono sempre stato in movimento in questi giorni. Sempre. Pensavo che se ne fossero andati. Se ne erano andati. Pensavo che finalmente avessero lasciato perdere e si fossero trasferiti da qualche altra parte. Nella stanza accanto, che ne so, o addirittura fuori casa. Ma ora li sento di nuovo. Questo è il 10° nastro antiparassitario che compro. O forse 11°. Mi hanno imbrogliato ancora, come tutti quegli altri prodotti». La sua voce s'era attutita. Non suonava più arrabbiata, solo bassa e perplessa. Aveva portato la mano sulla testa di culo di topo e gli aveva dato un improvviso scappellotto. «Cretino di un bamboccio! Quando il click si sgancia, tirati fuori di lì. Non pensare all'auto. Non metterti mai dietro a cercare di fermare tutta quella massa con il tuo corpo». «Ma Jerry, avevo paura che l'asse...» «Fottitene dell'asse. Fottitene dell'auto. È la tua vita». Avevano attraversato il soggiorno al buio, tutte e tre, e la replica di quel momento ormai passato brillò via e scomparve. Per sempre.